delle problematiche relative ai lavoratori frontalieri, sia in materia di carburanti, sia in materia di fondi pensione. Abbiamo parlato con la consigliera della lista Maroni, presidente Daniela Maroni, e con la consigliera della Lega Nord, Francesca Brianza. Un modo anche per valorizzare i distributori locali, in un certo senso è stato questa misura. Sì, non è valorizzare, ridare ossigeno per ridare la propria imprenditorialità, perché in un momento di grandissima difficoltà economica e con l'erogato che è diminuito del 50%, la situazione era la desertificazione dei nostri territori perché potevano resistere solo una parte di impianti e non tutti, quindi questa è la cosa più importante. Magari qualche altra misura che servirebbe per i distributori dei confine? No, la misura era sempre di poter attuare quello che la legge già dal 2000 era già legge, la flessibilità, cosa che nessuno ha mai fatto perché nessuno ha mai voluto osare con coraggio a creare questa flessibilità. Perché ricordo che i cittadini delle zone di confine hanno nel DNA che in Svizzera il prodotto costa meno. Per cui con questa mossa coraggiosa il cittadino delle zone di confine per Como, Sondrio e Varese si ritrova a dire la faccio sotto casa con il prezzo giusto, in più lascio le tasse, le accise, l'IVA sul mio territorio, per cui Regione Lombardia, vi ricordo che Regione Lombardia con questa emorragia di pendolarismo perdeva decine di milioni di euro di IVA, perché l'IVA restava a Regione Lombardia, per cui cioè, è veramente una cosa epocale. Francesca Brianza, oltre la mozione che è stata presentata oggi sullo sconto benzina, ce n'è un'altra che è stata approvata la settimana scorsa, sempre sui frontalieri, riguarda però le pensioni. Si è detto no all'accorpamento di due fondi, il fondo speciale e quello ordinario per quanto riguarda appunto la previdenza. Ci spiega il nocciolo della questione. Sì, purtroppo è una questione che si sta trascinando da parecchi mesi. Si è verificata una cosa a dir poco scandalosa, ovvero i lavoratori frontalieri da sempre hanno versato dei fondi che sono andati a costituire negli anni un fondo speciale di disoccupazione che avrebbe dovuto garantire nel momento della necessità un trattamento ad hoc per la loro disoccupazione. Un trattamento speciale che deriva dal fatto che sono lavoratori che prestano la loro attività in Svizzera e quindi non beneficiano di tutta una serie di ammortizzatori sociali e un mercato del lavoro particolarmente rigido invece come quello che è quello italiano. Beh, di fatto è successo che questo fondo speciale, particolarmente cospicuo peraltro perché si tratta di 270 milioni, cosa un fondo che avrebbe garantito un trattamento di disoccupazione speciale almeno per i prossimi 10 anni, è stato accorpato alla disoccupazione, al fondo di disoccupazione ordinaria presso INPS. E quindi quello che noi abbiamo chiesto con questa mozione che è stata approvata all'unanimità è quella di innanzitutto nuovamente scorporare questo fondo, ridargli autonomia e destinarlo ai trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri e di dare nuovamente applicazione alla legge che tratta proprio questa materia, che non è mai stata abrogata, ma che di fatto sembra aver perso efficacia nel tempo.